Susana, facciamo sentire un soprano che tra l'altro è legato anche per il testo, poi ce lo spiegherà, a questa regione, perché è una lauda. Vi facciamo sentire con il gruppo vocale UT il brano, poi Giorgio Susana lo inviteremo a raccontarci un po' il suo percorso musicale, la sua storia, e a raccontarci un po' qualcosa su questo pezzo, parlando anche un po' del suo stile. Con il gruppo vi faremo sentire alcuni elementi di questa composizione per riuscire a interpretarla, a comprenderla ancora meglio, e poi la riascolterete un'altra volta da capo fino a fondo. Il gruppo vocale UT collabora per questo progetto ormai da 3 anni con la Fondazione Guido d'Arezzo per il progetto Scritto e Cantato. Sono incontri con l'autore dedicati alla musica contemporanea italiana, invitando ogni volta un compositore italiano a parlare e a lavorare assieme al gruppo per approfondire e far conoscere la propria musica. Buon ascolto. Il titolo è Altissima Luce, poi vi spiegherà Giorgio di cosa si tratta. Thank you.
Grazie. E invitiamo Giorgio Susana. Grazie. Allora, Giorgio Susana è un compositore veneto, ha un'esperienza musicale ampia, poi ci racconterà il suo percorso che vede la composizione spaziare in tantissimi ambiti, non soltanto in quello corale, come in questo caso come una lauda o un madrigale, come altri ha scritto, ma ha una produzione ampia che va dalla produzione per voci bianche ai cori maschili, alla elaborazione di canti montagna, fino a elaborazioni di musica leggera per coro, ma scrive anche altri generi musicali e quindi è una figura che è di spicco nel panorama corale compositivo italiano, anche perché è presente in molti repertori, in molti cori, perché è anche tra i pochi sono in grado di scrivere belle elaborazioni e bei brani con diversi tipi di organici. Quindi siamo molto contenti di avervi fatto sentire questo brano, legato ad Arezzo, perché è un testo che arriva dall'Audario di Cortona, e quindi siamo molto felici anche di poterlo eseguire qui ad Arezzo. Grazie Giorgio Susana, e ora ci racconta qualcosa su di lui e su questo brano. Grazie. Esaccedo. Ok. Sì, mi sentite? Sì. Grazie. Allora, io ringrazio sentitamente la Fondazione Guido d'Arezzo, il maestro Lorenzo Donati e questo meraviglioso UT, insieme vocale consonante, che in pochissimo tempo ha messo in piedi questo brano e ben interpretato, con una sonorità che mi ha davvero coinvolto. E grazie, perché sono un po' emozionato, perché è un'esecuzione bellissima che porterò nel cuore, oltre a questo invito molto gradito di essere qui ad Arezzo. Non è facile riassumere in poche battute, giusto per usare un termine musicale, quello che è l'esperienza di un compositore o comunque insomma di un musicista. Io ho 45 anni e ho iniziato prestissimo il cammino della musica, un po' per caso, cioè nel senso che mi sono appassionato alla musica per un aneddoto, ve lo racconto perché è simpatico come aneddoto, ma una cosa molto strana. Però ero bambino, insomma, ero piccolo, e quindi da lì poi ho iniziato anche subito a scrivere musica. E devo dire che la prima composizione che ho scritto è stata proprio una composizione per coro, quindi il coro mi rimane nel cuore. Il maestro Donati ha detto prima che sono un compositore che spazia in molti ambiti, è vero, in effetti io scrivo qualsiasi cosa, sia per le voci che per gli strumenti, che per diversi generi musicali, dal jazz, rock, al musical, alle fiabe musicali per bambini. Diciamo che la mia produzione è abbastanza vasta, insomma, ecco. Anche se l'ambito corale, comunque tutto ciò che è legato alla voce mi rimane molto, forse la parte più preponderante del mio repertorio. E questo perché, come vi dicevo, il tutto è nato da un aneddoto molto simpatico. Ero un bambino e ho iniziato a cantare in un coretto di voci bianche nella mia parrocchia. Allora c'era mia sorella che cantava in questo coretto, che ho voluto partecipare. E un giorno il cappellano che dirigeva questo coro, forse un po' inesperto di musica, ha fatto un errore, poi ha cercato di rimediare questo errore, stava insegnando questo canto nuovo, però il coro non riusciva a imparare, a rimediare l'errore che lui aveva creato. L'unico che sono riuscito a farlo giusto sono stato io, però lui, non rendendosi conto che io ero l'unico che lo faceva giusto, pensavo che fosse l'unico che sbagliavo. E quindi mi ha sentito e ha detto: adesso vieni qui davanti a tutti e ci fai sentire cosa sbagli. Dice: in realtà io lo facevo giusto. E a prescindere dall'errore, mi scoprì subito che avevo una bella voce. E disse: ah, tu hai una bellissima voce, potresti cantare come solista. E da lì è iniziata la scoperta della musica, perché poi io mi sono appassionato alla tastiera, vedevo l'organista suonare, quindi poi il mio primo strumento è stato proprio l'organo della chiesa, queste canne, tastiere, pedaliere, eccetera. E quindi insomma la mia esperienza, il mio primo amore è stata la musica sacra, sicuramente la musica della liturgia. E poi da lì, quando mi sono trovato alle superiori,
superiori, diciamo la scuola superiore, in classe con i miei compagni di classe che parlavano di musica pop, di rock, eccetera. Io non conoscevo niente perché ascoltavo Bach, ascoltavo Mozart, questi erano i miei repertori, i miei dischi erano tutti quelli, mi sono sentito un po' una pecora nera fuori dal gregge e quindi ho detto ma forse è il caso che anch'io mi faccia una cultura musicale un po' più moderna, insomma un po' più... E da lì ho scoperto anche questo, che la musica non è solo Bach, Beethoven, non è solo Palestrina, Frescobaldi o Stravinsky, ma è anche tutto quel repertorio che mi ha affascinato, anche perché poi ho capito di essere esperto anche in questo, avere una certa facilità nel comporre e nel suonare questo tipo di musica, perché anche oggi ho un trio con cui facciamo un tipo di musica che non è sicuramente quella che avete sentito, e comunque nel mio sito trovate tante cose anche online, ormai ci sono pubblicati diversi brani che eseguo, che scrivo. Ecco, quindi, però, come dicevo prima, l'amore, il mio primo amore per la musica sacra, per il coro, eccetera, è continuato, e ancora adesso la produzione maggiore mia è proprio quella della composizione corale, in diversi ambiti, come ha sottolineato il maestro Donati, sia per il coro misto, diciamo, che per il coro maschile. Io dirigo un coro maschile di tradizione popolare, anche se poi spaziamo in diversi ambiti, io sono fatto così, quindi mi piace con i gruppi con cui lavoro così far provare un po' tutto. E quindi poi dalle voci bianche alla musica leggera, scritta per coro, arrangiata per coro e via dicendo. Questo brano che il Ut ha eseguito così bene è un brano che in realtà si avvicina molto a queste zone, perché come è stato sottolineato, il testo è tratto da un'antica lauda, una lauda proveniente dal Laudario di Cortona, ed è, in, come avete sentito, in una lingua volgare, no? Cioè non è in latino, e quindi un testo che mi ha subito colpito per molti aspetti, soprattutto per la descrizione che se ne fa di Maria, della Madonna, descritta con delle parole magnifiche che io ho cercato, attraverso delle figure retoriche musicali, di inserire in questo brano. Non so se è il caso che lo vediamo subito, sì, sì. Anche perché, come vi dicevo, parlare di come scrivo o delle mie composizioni in generale mi dilungherei troppo, poi io quando inizio a parlare vorrei farvi mille esempi, non finisco più. E allora passiamo quindi al brano. Però ecco, a me piace anche magari, non so, dialogare con il pubblico, se poi avete delle domande, così, delle curiosità, sono... Qui c'è un sacco di direttori di coro, direttori, sì. Sono una decina, quindi sì, cioè, il pubblico è limitato, ma sono tutti musicisti. Io direi che forse possiamo iniziare e poi sì. Facciamo sentire qualcosa al... Allora, così vediamo... Allora, vi dicevo, Altissima Luce è un... brano scritto per un coro molto amico, la Corale Zimmellese, che è un coro di Belluno molto bravo, diretto dal maestro Manolo Darold. Questo brano è stato da loro cantato per la prima volta e lo eseguono spessissimo, anzi quasi sempre, nei loro concerti, ed è stato pubblicato anche in una loro pubblicazione, nel loro quarantennale, insieme a nuove composizioni di altri autori italiani e non. Allora, Altissima Luce, testo tratto da una lauda del Laudario di Cortona, siamo quindi nel secolo XII. Questo è il testo, che però è incompleto rispetto al testo originale, cioè questo non è un testo, non è una lirica, ma poesia, è scritta fine a se stessa, ma aveva già una musica, una lauda, chiaramente. Io ho scelto queste due stanze, queste due strofe, perché sarebbero state 10, sarebbe state un po' troppo, no? Quindi mi sono limitato a queste due strofe, ma la cosa che più mi ha colpito da subito è stato una sorta di ritornello. Il brano inizia con un ritornello, Altissima Luce, col grande splendore, in voi dolce amore agiamo consolanza, che si ripete ad ogni strofa. Per un musicista, subito vedere una cosa del genere, dal testo,
si intuisce subito una forma che si può dare, che poi ho proprio adottato, la forma più semplice possibile, cioè quella del rondò. Il rondò è una struttura, una forma musicale basata sull'alternanza di episodi diversi che si alternano a una sorta di ritornello, diciamo così, per semplicità, uguale oppure variato, come poi ho fatto io, e si inizia e si finisce con questo ritornello. Ci sono all'interno del brano, come vi dicevo prima, alcune parole che descrivono in maniera sublime la figura di Maria, Stella Marina, Tempio Santo, Radice piantata in cielo, anche se io poi non ho le utilizzate tutte, perché, come ripeto, non ho utilizzato tutte e 10 le strofe. Nostra Avvocata, Fresco Ruscello, La Ribera, no? Okay, che avete cantato, oppure l'Arcobaleno, che viene descritto come la sfera di tutti i colori. E, ecco, il testo, come scrivo qui, mi ha ispirato un senso di luce eterna, di grande speranza. La musica è di conseguenza solenne, ampia, intensa. Vorrei sottolineare una cosa. Prima di... a volte sembra che il compositore, come il poeta, no? Cerchino l'ispirazione divina per scrivere qualche cosa. In realtà il compositore, almeno quello che succede a me, non è proprio questo. Cioè, nel senso che mi baso molto sulla tecnica e quindi leggo molto il testo prima di buttare giù le note e di inventare quindi un percorso melodico, armonico e anche formale del brano. Il compositore in realtà non è che aspetta l'ispirazione dall'alto, almeno, ripeto, non capita questo, però ho bisogno di svuotare la mente prima di scrivere, e questo infatti avviene sempre nei momenti più felici della mia giornata. Per esempio il mattino è un momento ideale per scrivere per me, oppure dopo un'attività fisica, quando riesco a smaltire tutti i problemi della giornata, i pensieri eccetera, dedicarsi alla musica è per me una sorta di coccola, diciamo, di svago, che mi dà la possibilità di liberarmi ulteriormente. Nel testo ci sono alcune parole che mi sono servite da gancio, diciamo, per poi arrivare alla musica. Vediamole insieme. Altissima, gran splendore, tutte e due queste parole, sia gran, infatti la musica, penso abbiate colto la grandezza soprattutto dell'attacco, no? Pulzella, consolanza, rivela tutti i colori, formosa, dolce amore. Ecco la partitura. La partitura inizia già con un problema vistoso per chi la deve cantare, ma anche per chi la deve dirigere, un attacco in levare, con tutte le voci che si portano verso la tessitura acuta. Ai soprani è stato dato questo impegno di fare questo salto di nona dal re al mi superiore per sottolineare l'altissimo, cioè non mi pareva poco dire fare l'ottava, no? Ok, di solito quando pensiamo a un intervallo grande, un ruolo melodico grande, pensiamo all'ottava, sembrava poco, allora ho detto facciamo addirittura la nona, anche perché poi con la nona si ottiene una dissonanza particolare, intensa. Notiamo anche come i tenori, per esempio, accompagnano nelle prime note, cioè proprio con le ottave, diciamo, parallele, che sarebbe didatticamente parlando, accademicamente parlando, degli errori, perché le ottave non si dovrebbero fare su quattro voci, su quattro parti, è uno spreco, diciamo. Però mi serviva per rafforzare l'impegno dei soprani, no? Per dare un po' una mano ai soprani che dovevano fare questo attacco. Subito mi sono impegnato con i soprani e con i tenori. Scusate, prendo il microfono perché mi viene il torcicollo. Sì, i contralti invece entrano successivamente. Ho messo questa freccia per far vedere che tutto si porta verso l'acuto, tutte le voci salgono. Anche questo, scolasticamente parlando, è un errore, perché di solito le parti vanno sempre in modo contrario, cioè per evitare quei famosi errori che la didattica ti insegna di non fare, no? Poi ho messo il tempo ternario perché mi dava il senso della perfezione, e quindi il tempo ternario è un numero che ritorna nel 3 spesso,
E poi, come vedete, questa tensione iniziale, che dà il senso dell'altissima luce, sprofonda un po' alla volta verso il grave. Addirittura i soprani è dato un sì nell'ultima battuta di questa prima pagina, no? Quindi andiamo fuori ambitus, diciamo, no? E ai contralti in là, quindi le voci quasi si toccano, i bassi sostengono con il sol grave. E se vuoi, devi dire qualcosa, altrimenti possiamo far sentire loro, così vedono la partitura. Assolutamente, la prima, certo, facciamo sentire questa prima parte. L'ultima cosa che volevo far vedere sono queste nottine veloci che sono sparse un po' qua e un po' lì, perché anche qui c'è una figura retorica, i raggi della luce, no? Ok? Che cadono verso, sono quasi tutte cadenti, no? Un po' come delle stelle che cadono, no? Delle piccole stelle che cadono, queste semicrome, queste notine veloci. E mi pare di avervi detto tutto, quindi possiamo anche far sentire con il coro questo attacco. Potrebbe stare anche seduti, vai. Così vedo bene. Bisogna sottolineare, ovviamente, come hanno fatto benissimo loro, le dinamiche, cioè il fortissimo iniziale, che poi è scritto forte, però viene da fare fortissimo, perché è un attacco che deve partire molto deciso, con una conclusione quasi in pianissimo. E consolanza l'ho inteso più che come consolazione, quasi una sorta di umiltà, cioè in te troviamo la nostra consolazione, ci prostriamo di fronte a te che sei l'altissima luce, però questo entusiasmo iniziale si placa, perché noi comunque siamo dei peccatori, no? Ok? E infatti la parola peccatore ritornerà nel brano, e sempre sottolineata da momenti di di discesa melodica e di con un'armonia particolare sotto. La seconda pagina, diciamo, qui cambia tutto, cambia la tonalità, il re maggiore iniziale si trasforma in un do maggiore. Questo passaggio non è molto semplice da eseguire così, perché l'orecchio tende ad evitare un passaggio del genere, e subito si nota una figurazione ritmica nuova, che è la terzina. Ecco qui io infatti ho scritto anche muovendo, no? Vorrei che l'esecuzione seguisse un po' il ritmo del testo, un po' quello che ci ha insegnato il gregoriano, in sostanza, no? Dove non c'è un tactus, okay? Ma bisogna seguire il senso, il ritmo che il testo dice, no? Quindi la terzina mi suggeriva questo. Come vedete anche qui si sale, c'è poi questo 3 più 2, questo tempo ternario che passa al binario, che la stella ha 5 punte, quindi mi pareva un po' scontato mettere il 5, però il 3 più il 2 dà un po' questo senso di una stella ternaria con il binario, insomma, e in queste prime due battute. Poi si riporta al ternario, poi di nuovo al binario, poi al ternario, finalmente al 5, cioè quindi 5 quarti alla fine, come per dire, adesso ve l'ho fatto capire, adesso ve lo metto per esteso, no? E anche qui le voci salgono verso l'alto in funzione della parola divina, luce, tutte le voci salgono, i bassi salgono al do. Poi c'è questo graziosa nella seconda riga, battuta 13, ecco qui forse, cioè in questo passaggino qui c'è un po' il mio amore anche per l'opera lirica, no? Ok, questo graziosa, no? Quasi anche i cantanti lirici quando cantano queste parole, quando fanno si permettono di fare un respiro prima di fare il complimento, no? Ok? Anche perché grazioso è una parola molto dolce. E poi c'è questa verticale, questo accordo molto complesso, formosa, no? Okay? Mi dava il senso di una cosa
bella, piena, no? Ok? E quindi il coro è qui dovrebbe, canta in effetti queste voci molto vicine, morbide, un Do maggiore, esatto, che il maestro adesso ci fa sentire. Con più? Con più la nona, no? Ok? La nona è sempre presente in questo brano, perché è la sigla iniziale, diciamo, no? È la caratteristica di questo brano, la nona iniziale, quindi si ritroverà spesso questo rapporto di nona, sia a livello armonico, quindi verticale, che a livello melodico, quindi come salto orizzontale. Dopodiché si ritorna al secondo ritornello, questa volta è affidato ai tenori il compito di fare il tema. E, vogliamo farlo sentire questa cosa un po' difficile? Sì, sì. Sono contentissimi i tenori, da soli. Oppure se vogliamo, no, oppure se al posto di questo passaggio, che in effetti preso così non è semplicissimo, vogliamo far sentire questo Ave Regina, Pulci, questa sì, pagina? E poi giri pagina, io continuo così sì, sento okay, l'aggancio. Perfetto. Ok. Dalla battuta 8. Sì, questo secondo ritornello, che nella forma del rondò si chiamerebbe C, perché abbiamo A, il primo ritornello, poi la prima strofa, diciamo B, questo sarebbe il C, non ha nulla di particolare, nulla di nuovo, se non il fatto di affidare ai tenori il tema, il soggetto, diciamo, iniziale. Ancora sottolineo il rapporto di nona nell'ultimo accordo, il La del basso con il Si del contralto, no? Okay? Che riprende quello che era la nona iniziale, altissima, no? Okay? Quella nona che però era una nona melodica, questa invece è una nona di carattere armonico. E andiamo quindi alla terza, alla seconda strofa, ossia alla quarta parte, diciamo, quindi la parte D, e qui riprendiamo di nuovo le terzine, ma in maniera più decisa. Come vedete non c'è più quel rapporto di 3 e 2, del tempo 3 e 2 che era presente nella seconda strofa, perché nella seconda strofa dovevo sottolineare la stella, quindi la stella non c'è più, quindi tutto è impostato su un tempo di 9 ottavi, diciamo, che quindi la terzina viene da sé, con il tempo, perché è già un tempo composto, e si procede con questo Mi maggiore molto felice fino alla fine della pagina, no? Adesso vediamo qualche dettaglio, la speme di tutti i colori, cioè l'arcobaleno che viene sottolineato da un'apertura delle voci, i soprani salgono al Mi, i bassi scendono, poi fanno questa sorta di sesta eccedente con il Do naturale, che però non è una sesta eccedente, diciamo, però questo cromatismo aiuta ancora di più ad allargarsi fino a raggiungere forse il climax, sicuramente il climax di questa pagina, guida sicura di noi peccatori, la sicurezza data attraverso queste voci che con molta sicurezza, forza e decisione arrivano poi fino alla fine. Però come vedete, ancora una volta, la figura retorica dei peccatori si scende, no? Okay? Quindi dall'apice della battuta precedente, guida sicura, fino ai peccatori. E la freccia va sui bassi. La freccia va sui bassi, i bassi portano in giù i peccatori, eccoli. No, in realtà anche i tenori vanno un po' in giù, dai. Comunque sono sempre le voci maschili. Vabbè. Ok.
Scusate che sono andato un po' indietro. Ecco, qui si ritorna il bene che si porta verso l'acuto. Ok, vogliamo seguire anche questa pagina? Mi, sol, si, mi. Eccetera. Grazie. Posso dire una cosa io al coro? Sì. Credo, anche se Giorgio non l'ha scritto, che sarebbe più efficace se legassimo questo guida sicura, meno guida, sì, ma guida sicura. Cioè, proviamo a legarlo di più, che sia proprio una tirata, che sia chiaro e che è un'unica arcata. Ok? E poi se riusciamo. Ok. Devo tenere il dito qui. Dobbiamo fare più mezzo forte dove va il 4 quarti a 56, battuta 32, un po' di più denso questa parte. Prego. Grazie Lorenzo. È bellissimo il suono che hanno usato per pronunciare le parole fresca rivera. È da proprio il senso di freschezza, avete delle voci bellissime, fresche proprio, e hanno sottolineato in maniera divina proprio questa freschezza che è data dalla S, dalla E che si alternano, fresca rivera, bellissima questa cosa sottolineata dalle voci in maniera proprio esemplare, grazie. E andiamo quindi ci portiamo lentamente verso la parte finale. Questa è la parte più complessa del brano, anche ancora una volta si sente il ritornello, altissima luce con gran splendore eccetera, però c'è la grande variazione, una sorta di fugato. Ecco, qui io una sorta di omaggio alla fuga, dove nella parte finale delle fughe di solito ci sono gli stretti. Gli stretti sono una condensazione del materiale tematico, un po' come usava sempre esempio il mio maestro di composizione, quando si va a uno spettacolo pirotecnico, alla fine tutti i fuochi insieme, no? Danno il senso di chiusura, no? Okay? E anche nella fuga esiste proprio questo, no? Cioè tutti soggetto e risposta si alternano in maniera rapida, e qui ci sono ben una, due, tre, le freccette rosse, se seguite sullo schermo, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 entrate. Anche questo 9 non è casuale, 9 è un multiplo di 3, e poi c'è il 9 ottavi, insomma c'era una sorta di legame. Ok, tante entrate per un solo tema, diciamo, altissima luce, no? Per un solo soggetto. E questo è il punto più importante di tutto il brano. Un grande fortissimo dove le voci acute e i bassi arrivano per primo a splendore, si innalzano verso l'alto, mentre i tenori arrivano per ultimi sottolineando ancora una volta altissima luce. Mi pare di aver detto tutto. Ah no, ci sono le terzine che non erano presenti nel soggetto iniziale, se vi ricordate. Nel soggetto iniziale, alla prima pagina, non c'erano le terzine apparivano nella strofa. Qui però, come dicevo, è la parte della condensazione di tutto il materiale tematico, quindi c'è tutto dentro. Okay? Qua raccogliamo tutto e mettiamo tutto in esposizione. Okay? Quindi i soggetti, le terzine, che sono la caratteristica delle strofe, e quindi tutto insieme per dire ok, ci siamo quasi alla fine. Okay? Facciamo sentire? Sì. Facciamo dall'attacco. Altissima luce, solo bassi e poi contralti la 35, 34. Ok, bassi, giro pagina, siamo. Le varie 35.
noi possiamo riuscire a mettere più i suoni in maschera su questo splendore, e i soprani in particolare non spingete sul primo sol ma andate sul secondo, altrimenti noi non abbiamo più, e tenori altissima luce, perché entrate su un accordo che è già fatto e deve essere perfettamente in tono. Grazie, aggiungo solo una cosa, perché mi piace questi interventi, mi piacciono questi interventi del maestro Donati per sottolineare, per enfatizzare alcune cose. Il rapporto tra compositore e esecutore è una cosa molto importante, 50 lo fa il compositore e 50 lo fa l'esecutore. Il compositore fa una cosa e l'esecutore fa l'altra, uno completa l'altro. Senza il compositore l'esecutore non sarebbe nessuno, e senza l'esecutore il compositore, cioè è il contrario. Lo voglio dire così perché mi capita spesso, purtroppo, di essere eseguito da direttori che per dimostrare la loro personalità nei confronti delle composizioni cambiano delle cose, che ne so, non rispettano delle dinamiche, piuttosto che cambiano la velocità, magari c'è anche un metronomo scritto, oppure saltano le pause, perché mi piace di più il legato. Ci sono anche purtroppo questi esecutori che danneggiano il lavoro del compositore. In realtà l'esecutore, cioè abbiamo degli esempi eccelsi di grandi direttori d'orchestra dove eseguono la stessa sinfonia di Beethoven in mille modi diversi, pur senza cambiando le note e rispettando tutto quello che c'è scritto. Forse magari Beethoven no, perché non è che scrivesse tutto nelle partiture, ma ci sono autori che sono stati molto precisi nello scrivere delle cose nelle partiture, e nonostante questo gli esecutori, bravissimi direttori d'orchestra o esecutori, hanno saputo essere se stessi interpretando. Quindi le cose che sta suggerendo Lorenzo al coro sono preziose, perché fanno la differenza rispetto a un'altra esecuzione, pur non cambiando nulla di quello che il compositore ha scritto. Quindi grazie. E andiamo così all'ultima parte, la coda finale, diciamo, che è preceduta da un silenzio, no? In musica il silenzio si esprime con le pause, ecco, come dicevo prima, c'è qualcuno che taglia le pause. Io, forse il brano che mi ha un po' reso più popolare, diciamo, nel mondo della coralità è un brano che si intitola Io resto qui addio, che è un brano dedicato alla Russia, diciamo, a un soldato che è rimasto disperso in Russia, e il testo è meraviglioso. Tra l'altro ho fatto mille ricerche per capire di chi è questo testo, in realtà non si è ancora capito, ma la musica ha avuto questa canzone scritta da me ha avuto un certo successo, specie nel mondo della coralità popolare maschile, e il brano inizia proprio con tre piccole semifrasi incisi, diciamo, che sono precedute e seguite da pause. Quelle pause sono importantissime, perché il testo dice io resto qui addio, ok? Quindi è una persona che sta morendo, no? Sta tirando gli ultimi, però ha ancora la forza di dire quattro parole in croce, ma le deve dire, no? Quando uno sta morendo non ha fiato, e quindi fa delle pause, lo fa molto lentamente quello che deve dire, no? E purtroppo ci sono su YouTube delle esecuzioni di questo brano in cui c'è qualcuno che toglie le pause, tanto e con questo hai danneggiato, è come dire, appendiamo un quadro e gli mettiamo una cornice che non c'entra niente con quel quadro lì, e così hai danneggiato il quadro. Cioè non, è importante rispettare veramente quello che il compositore scrive, perché non lo ha scritto a caso, lo ha scritto con una certa intenzione, una certa e anche riflessione, no? Allora, stavo dicendo, queste pause sono importantissime perché svuotano completamente quella sonorità che aveva creato fortissima il coro, no? In funzione della parola gran splendore, no? Perché questo entusiasmo si placa improvvisamente e il peccatore, insomma il cristiano, umilmente dice in voi dolce amor agiamo consolanza, cioè ci rimettiamo nelle tue mani e in maniera molto umile. Oltre allo svuotamento creato dalle pause, ci sono anche svuotamento nelle voci, come vedete, cioè le voci maschili non cantano, cantano solo le voci femminili, e tra l'altro cantano con degli intervalli che si svuotano pian piano. Si parte con la terza, il fa e il la, contralto soprano,
poi si passa alla quarta perché il contralto crea un ritardo, diciamo, un'appoggiatura, e poi si arriva al mi bemolle, si bemolle, che creano una quinta che, armonicamente parlando, si chiama quinta vuota, cioè è priva della terza. L'accordo non se lo puoi far sentire questo... No, è un... questa cosa molto vuota, no? Cioè, quindi dal fortissimo di prima a questo... Mi piacerebbe che, se si può, far sentire qualcosa di prima e poi questo attacco, giusto per far capire com'è... L'accordo finale... eccetera. Ora entrano i tenori per terzi, diciamo, quindi i tenori per terzi, e poi finalmente entrano i bassi che riprendono il temino iniziale. Avrei voluto farvi fare la nona anche a voi, però poi alla fine ho deciso di fare una quinta, però riprendo la terzina che era tipica delle strofe e quel finale con quel si bemolle che ancora prima l'avete provato e detto quasi quasi lo tolgo, questo si bemolle finale, no? Sì, perché io volevo sottolineare questa cosa dell'altissima luce, no? Una luce che comunque va verso l'alto, no? O proviene dall'alto, insomma, ma comunque una cosa alta. Quindi quel si bemolle lì, però tutto sommato ci sta anche a livello... Ecco, dai, perfetto. Vabbè, allora, finiamolo... Io la lascerei, l'ascolto finale... No. Quindi faremo l'esecuzione, il finale non ve lo facciamo sentire, lo ascolterete dentro al pezzo. Intanto grazie a Giorgio che ha fatto una presentazione molto interessante di questo brano, spiegandoci tante cose. Allora, se siete interessati, ho qualche rivista, c'è una mia intervista su un numero di Coraliter, l'ho scritto qui, il numero 54, gennaio 2018, Coraliter, una rivista di Feniarco, e c'è anche una bellissima recensione a cura del maestro Manolo Darold, che poi a cui è stato dedicato il brano con la sua corale, e ho qua qualche copia a disposizione gratuita se chi la vuole, perché la recensione è molto bella. E poi il brano è pubblicato nel CD Angeli Dei, edito dalla Corale Zumellese. Io vi ringrazio per la... se qualcuno ha domande, non lo so, però magari sì, poi... Ora faccio, perché sì. Alcuni hanno un concerto, noi ora facciamo l'esecuzione, poi il maestro è qui anche stasera, rimani qua tu, vero? Sì. E quindi avremo modo di parlare con lui anche più tardi. Bene, vi facciamo sentire il brano da capo in fondo. Altesse, Aluce, Cum gratia.
Grazie, Giorgio. Grazie. Noi abbiamo terminato, ringraziamo il maestro Giorgio Susana e per chi è in ascolto e che sta seguendo in diretta online, ci rivediamo per il progetto scritto e cantato Incontri con l'autore domani alle 18.30, altrimenti questa sera qui a San Michele, concerto finale delle masterclass del canto gregoriano con il maestro Alexander Schweizer, gli allievi del triennio. Parallelamente stesso concerto intrecciando le musiche polifoniche del Rinascimento con il gruppo vocale UT e la masterclass che ho tenuto oggi per gli allievi del master sul Rinascimento e la musica del Cantico dei Cantici. Grazie, a domani o a questa sera. Ciao.